A cavallo dei due secoli. Eusapia Paladino, 1854-1918, sembra la più famosa e la più studiata medium ad effetti fisici a cavallo dei due secoli. Ad un anno si fratturò l'osso parietale in seguito ad una caduta. Più tardi sarebbero usciti denti freddi dalle cicatrici, quasi a stabilire un rapporto tra l'incidente e la medianità della Paladino. A 8 anni assistette alla morte del padre ucciso dai briganti. L'episodio le riapparirà più volte in allucinazioni. Intelligente, ribelle ed estrosa, era incapace di applicarsi agli studi e ai lavori di casa. Arrivò ai 16 anni facendo la donna di servizio e la bambinaia. Capitata per caso presso la casa di un signore di nome Murialdi, Eusapia provocò subito fenomeni imponenti. Un tavolo si alza da terra e un pianoforte si sposta. Dopo si manifesta in tiptologia la personalità di John King, antico corsaro inglese che si dichiara guida della medium. Nel 1871 il suo curatore Damiani la presenta alla Società Romana di Spiritismo fondata da poco e iniziano le sedute ufficiali con fenomeni controllati. Raps, colpi che provengono da vari punti della stanza, fischi, campanelli che volano nell'aria squillando, macchine da cucire pesantissime che si muovono da sole, mani invisibili che accarezzano gli astanti senza lasciarsi afferrare, bicchieri che saltano da ogni parte senza rompersi, levitazioni della medium e melodie suonate da strumenti che non esistono nella sala. Nel 1888, dopo una pausa della medianità della Paladino, il medico napoletano Ercole Chiaia invita lo scienziato Cesare Lombroso, contrario al fenomeno, ad assistere alle sedute della Paladino. Nel 1891 a Napoli il Lombroso vede, tra l'altro, levitare un grosso mobile a 3 metri di distanza dalla Paladino e confessa: «Sono tutto confuso e mi rammarico di avere combattuto con tanta ostinazione la possibilità dei fatti detti spiritici. Dico fatti perché sono ancora avverso alla teoria». Nel 1892 si hanno le famose sedute di Milano alla presenza di famosi metapsichisti internazionali, tra cui Lombroso, Richer, Aksakov e Schiaparelli. Eusapia è sollevata con la sua sedia e posta sul tavolo intorno a cui gli sperimentatori fanno catena. Si hanno rumori, venti freddi, contatti con mani invisibili, l'impronta su argilla della mano della medium a distanza di qualche metro. Nel 1893-1894 Lokorowicz porta Eusapia a Varsavia per studiarla con medici e scienziati e in questa occasione riconosce che alcuni movimenti della medium, interpretabili come tentativi di trucco, sono inconsci e inadeguati e non intaccano la genuinità dei fenomeni. Poi giungono il Richer, il Lodge, il Myers, i coniugi Sidwick, Lokorowicz, lo Srenk Notzing, il De Rochat, il Flammarion, il Bozzano, il Curie, il Bergson, l'incredulo Morselli, massimi studiosi europei e mondiali dell'epoca, il giornalista prima incredulo Barzini del Corriere della Sera,
A New York, Eusapia è studiata dal Carrington e dall'Islop. Tra i suoi fenomeni non frequenti appaiono i fantasmi, raramente completi, come quello di una donna con un bambino in braccio, che si manifestò in una seduta del Circolo Scientifico Minerva di Genova. Più frequenti i fantasmi parziali, come la testa di Naldino, figlio del giornalista Arnaldo Vassallo, morto a 16 anni, che si manifestò nello stesso circolo. Commento. Anche Eusapia Paladino è stata, per la comprensione della scienza, un completo fallimento, perché le leggi dello spirito non sono raggiungibili dalle menti, anche le più acute. Rimane un grazie alla Paladino e alle altre medianità che hanno preparato e permesso l'avvento delle attuali medianità di insegnamento, ognuna delle quali, al di là di ogni classifica, vivono le loro insostituibili specializzazioni.